Ui là, eccoci qua con il nostro classico Bitcoin update. Anche sto giro invece di aprire col Bitcoin, apriamo col DXY che è in gap di fuga l'altro giorno e niente, stiamo andando ancora a rialzo. Per ora comunque sì, è fastidioso perché ovviamente intacca tutto il mercato e chiaramente anche Bitcoin e Ethereum e tutte perché sono chiaramente, cos'è che hanno il denominatore? Il dollaro. Però per ora insomma siamo in un livello di fortissima resistenza qui, quindi anche da ieri vale la stessa, più o meno le stesse cose che abbiamo detto ieri. In più abbiamo ancora l'evidenza che sta andando, cioè ha rotto questo livello anche e sta andando al livello più forte di resistenza, diciamo l'ultimo e il più forte come volumi e tutto, vedete. Quindi adesso comunque è molto probabile che può sgruppare, anzi adesso è anche probabile che sgruppi ancora un altro po' perché qui siamo in una zona sostanzialmente vuota, quindi può fare ancora un altro spikeetto fino a questa zona qui, diciamo. Infatti anche su Telegram qui ho annunciato che insomma è ancora forte, entro sui vari cross, euro, no, sterlina, UDNZT e poi vabbè lo yen che è la shitcoin delle valute entro ovviamente a favore del dollaro e anche se c'erano dei setupini su Bitcoin li ho chiusi subito. Allora io delle volte anche per farvi capire come ragiono, no? Io metto il setup in questo modo qua. Poi, ad esempio, qui si valuta, nel senso che qui vedo che la situazione non va, vedo che il DXY sale, eccetera. Non è che lascio la posizione a stop loss, esco con delle briciole di perdita, cioè si fanno dei tentativi magari su time frame basso. Quindi per chi segue anche il Telegram, no? Oppure in generale, per dire, questa è la situazione, ad esempio, del settimanale su Bitcoin, no? Qui ci stava un longhetto, sì, ci stava perché comunque vedete, aveva fatto una sorta di. Sul 5 minuti una rottura della trend, poi stava facendo anche un retest, eccetera. Però poi il DXY comunque è continuato fortissimo e ha fatto un nuovo minimo. Allora, se io entro qui, anche se ho il setup in questo modo, no? Dice, beh, qua rottura della trend, retest, ad esempio, qui era, no? E dici, io metto il setup in questo modo. E più, innanzitutto, uno stop loss di emergenza. Che poi era anche un po' più generoso di emergenza, nel senso che so, vado a pisciare, viene una candela rossa e mi addormento sul divano, cioè so che hai lo stop loss e perderai comunque qua. Ipotesi, vuoi perdere l'1%, perdi l'1% se ti fa uno stop loss qua. Però sei a mercato e vedi la situazione perché tu sei a 5 minuti. Il setup è sempre, ad esempio, su un time frame più ampio, no? Quindi ti guardi 30 minuti e dici, io voglio fare un trade di ripartenza di questo giornaliero per magari un settimanale che mi va ad esempio a retestare quassù. Ti devi mettere un setup generoso, no? Ti metti un setup generoso, però poi tu scendi, cioè o aspetti con un setup generoso, cioè sotto i minimi, ad esempio, però poi tu scendi, ad esempio, non so, nel 5 minuti o anche nei 30 secondi a vedere i cicli a 3 ore e aspetti un segnale, entri. Però se dopo il segnale magari non va, se qua è computer, cioè non è che devi dire, boh, qui vedete rottura, retest, qua si riparte, non va. E io esco subito qui, capito? Anche perché ci sono tutti dei puntini uniti che fanno capire che ancora non si parte. Qual è il puntino unito per eccellenza? E il puntino che si unisce per eccellenza è il DXY, che è ancora troppo forte, cioè è ancora forte il DXY. E qui adesso bisogna anche capire quanto salirà ancora, perché comunque come tempistiche qua di un potenziale settimanale inverso ci siamo. Sostanzialmente, questo è 1, 2, 3, 4, qui probabilmente c'è il centro, 5, 6 e qui un po' di confusione, 7, 8. Comunque ci siamo, ma cioè per ora qui comunque sembra che sia partito un settimanale indice da qui. Se comunque molto rialzista ti fa anche fino al quarto giorno rialzista e qui sostanzialmente siamo a 1 o 2 probabilmente. Quindi magari ti fa il terzo o quarto giorno rialzista e il terzo quarto di solito che è la chiusura del centro settimanale andrà in congestione da queste parti che è dove abbiamo visto il livello di resistenza più forte. Quando andrà in congestione da queste parti si chiuderà anche il top del settimanale inverso a questo punto. Se comunque dalla conformazione che abbiamo qui, comunque sembra proprio che qui sia partito un giornaliero, no?
E qui si è partito un giornaliero, qui si è partito un giornaliero, qui c'è un top e qui c'è un top. Cosa significa questo? Che siamo ancora vincolati al rialzo qui. Vedete, qui sono passate neanche 9 ore, ha rotto subito al rialzo, è un po' di maretta, ma sembra che siamo ancora rialzisti. Se qui siamo ancora rialzisti e ovviamente il DXY ti fa sta roba qui, e ti va fino alla resistenza. È chiaro che è difficile che Bitcoin riparta o Ethereum riparta. Metti che magari arrivi qui e magari partono un po' prima, ok? Però per ora c'è un po' di maretta in tutti i mercati. Anche il Nasdaq, vedete, sta scendendo, quindi aspetterei per i long a vedere questa fine di sto DXY che la smette di rompere le balle, ecco, diciamolo così. Anche perché comunque, tra l'altro, qui siamo vicini anche alla chiusura di settimanale, anche qui, però aspetterei sempre il DXY. Anche qui uno poi magari può ripartire, ma cosa? Aspettando di nuovo il DXY. L'XY, cioè, non è a caso, è il dollaro. Il dollaro è il denominatore di tutto. Cioè, quindi se il dollaro sale, bisogna stare attenti, no? E anche come facevamo i ragionamenti ieri, no? I ragionamenti di macro che adesso magari qui ti fa il top del trimestrale inverso, poi ritraccia perché qui come tempistiche non ci siamo con la chiusura del trimestrale, quindi ti fa questa potenziale lingua di Bayer, ripetiamo un po' di roba che abbiamo visto ieri in velocità, no? Ti fa magari questa roba qui, poi riparte, no, ipotesi, riparte, però poi bisogna capire, va a rompere questo massimo o no? Quello che abbiamo detto ieri è che se comunque arriva in questa zona qui, poi ipotesi che faccia questa roba qui, cioè ha tanto margine per fare un trimestrale senza andare a rompere questo livello e rimanendo incastrato e quindi non vincolandosi al rialzo. Ecco, ovviamente sono tutte ipotesi, bisogna vedere, e il fatto che qui comunque possa scendere ancora è anche avallato da certe coppie che sono andato a vedere, per dire, se prendiamo anche il franco svizzero, che alle volte è sempre, il franco è sempre rialzista, quindi è sempre ribassista nel lunghissimo il dollaro contro il franco, però alle volte si vedono meglio dei cicli che magari sono confusionari in altre coppie, perché i trend non sono definiti, qui è più o meno sempre definito. È sempre più o meno ribassista. Vedete, qui probabilmente c'era un trimestrale che è ripartito, vedete com'è più pulito, e qui siamo a 67, è troppo presto. Si vede ancora meglio qui, vedete, 67, e sembra proprio che anche il franco svizzero farà una roba del genere e poi magari riparte, ok? Alle volte uso il franco svizzero per vedere meglio il ciclo del dollaro, è più pulito. Non di lungo, del trimestrale in sé. E se lo giriamo invece vedete che da qui è l'inverso, è un po' confusionario l'inverso, no? Da qui se lo giriamo vedete siamo a 100 giorni, 107, anche troppi. Qui sarebbe troppo presto, anche qui la chiusura non ci sta molto. Quindi è probabile che adesso stia chiudendo e poi riparta, va bene? Lo giri. Quindi riparta ovviamente giù, ovviamente per il dollaro, guardando il franco svizzero. Poi però qui comunque come tempi poi di nuovo c'è questo. Che questo qui appunto è partito così, è andato a far schifo. Chiude qui, facciamo un altro colore e poi riparte. Quindi guardiamolo sia dritto sia rovescio ed è la stessa roba che abbiamo visto. Quando e se farà sta roba del genere, chiaramente tutti i mercati faranno una ripresa. Quando e se farà una roba del genere, tutti i mercati andranno male. E se ovviamente questa roba qui, invece che fermarsi così, e poi magari maggio, giugno, luglio riprende e via, capito? E per esempio sul franco svizzero vuol dire proprio andare ai super minimi assoluti di sempre, che ci sta, perché è sempre stato ribassista, fa sempre nuovi minimi, no? Vedete? Va proprio allo scatafascio del 2008, 2011, to, quello che è, e poi ci sta. E qui allora questa sarebbe la gamba del super bull market, tipo da giugno fino a fine anno, ecco, mettiamola così. Però adesso non facciamoci troppo la testa. Però qui è più chiara, vedi, vedete, da qui è chiarissima la situazione, molto più chiara. Poi, che poi sono comunque anche valute da stati, può esserci. So, una crisi bancaria prima del previsto, un dato dell'inflazione un po' strano prima del previsto, degli earning un po' diversi prima del previsto, possono cambiare le cose, ovviamente, come è successo l'anno scorso. L'anno scorso
Prendiamo il DXY, è successa una cosa che ha cambiato velocemente le questioni ed è stata qui, vedete, qui a marzo probabilmente noi dovevamo andare su per più tempo da qua. Invece ha fatto una roba accorciata, breve, perché qui poi c'è stato il crash bancario e allora chiaramente si è unita una questione, diciamo, eccezionale e il ciclo si è chiuso prima e dopo però ha recuperato, vedete, perché qui ha fatto i tempi giusti e qui invece ha fatto i tempi infiniti. Dice 122 giorni, che roba strana. Eh sì, però qui aveva fatto niente. Se univi il top da qui, poi i tempi comunque erano giusti. Vedete, un annuale, ha fatto un annuale giusto, si è allungato perché qui aveva accorciato. Però al di là di queste robe che comunque sono eventi eccezionali, si fa una linea guida generale. Ecco, con questa linea guida generale qui comunque cosa abbiamo? Che molto probabilmente, andando più nel breve, qui forse abbiamo solo un altro giornaliero rialzista. Un altro giornalierino rialzista, quindi forse fra, toh, mettiamo neanche un giorno, domani, forse la questione inizia già a finire qui, di questa roba del DXY. Forse potrebbe già finire, perché qui poi andiamo verso il mezzo settimanale, no, uno, due, 3, poi qua magari fa un po' di maretta, che fa il quarto, che fa la chiusura, magari fa già la chiusura brutta. Bisogna vedere qui quanta chiusura brutta fa, ti riparte e poi magari inizia a invertire tutto e allora noi siamo pronti anche a ripartire con le cripto, va bene? Per ora, no, secondo me no. Tra l'altro qui, anche se succede questa roba qui, noi comunque dobbiamo tenere questi minimi, perché se non teniamo questi minimi, dopo qui rischiamo gravemente di scendere cattivi. Che se adesso fa un'altra leg up il DXY, noi dobbiamo tenere questa zona. E se noi adesso non teniamo questa zona e facciamo così, quando magari fa l'ultima leg, Bitcoin ti fa un altro brutto crash. Quando poi ritorna al buon mercato, però fa solo un retest dal basso. E allora qui è proprio lo scatafascio. Per ora, dico per ora. Stiamo tenendo però, attenzione, per ora stiamo tenendo, è più probabile che teniamo, perché comunque il DXY sta facendo una brutta salita, noi stiamo solo facendo, insomma, un ritracciamento relativamente sano e stiamo tenendo i minimi di tutti i giornalieri appena partiti, vedete? Questo è anche un po' troppo lungo come giornaliero, però vabbè, li stiamo tenendo e qui ci siamo quasi, Siamo quasi a ripartire, potremmo magari vedere una gambettina del DXY che ti fa subito così, fra brevissimo, visto che qui sembra anche pronto a fare un'altra gambettina. Ti fa un'ultima gambettina così e Bitcoin tiene, no? Magari ti fa uno spikeetto Bitcoin, per dire. Qui vedete, sta più o meno tenendo, magari ti fa un altro spikeetto così, la linguettina di Bayer, spikeetto, e poi quando il DXY inizia ad arrivare alla resistenza e tutto insomma, si sta calmando un po' il mood negativo del mercato, magari si riparte. E poi se si riparte, per dire, per Bitcoin bisogna vedere, secondo me comunque abbiamo finito, anche perché tutto questo tempo qua sotto, con la possibilità di aver fatto appena adesso qua un biennale inverso, eccetera, eccetera, non è cosa buona e giusta, doveva ripartire subito a cannone, o comunque come fare come ha fatto qua. Spikeone è stato pochissimo qua sotto e tanto qua sopra. Qui invece spikeone tantissimo sotto e non è ancora arrivato qua sopra dopo tanti giorni. Pericolosetta. Però che magari riusciamo a rompere con questa lateralità e andare da queste parti, magari in retest prima di dumpare, ci sta. Non è che sia poca roba, perché da qui dove siamo adesso, se andiamo anche sulla retest di 45k, ti spari un 7%. Spagno 7% qui e messo com'è Ethereum sicuramente rompe il rialzo, cioè anche Ethereum sta tenendo tutto questo supporto. Poi Ethereum, se lo guardi più su 4 ore, per dire, non è andato, cioè ha fatto la rottura e sta tenendo livelli alti, sta tenendo anche una sorta di trendina rialzista tranquilla e sta tenendo tutti questi volumi qui. Ethereum è messo benissimo, cioè se finisce questa maretta con questo DXY, continuerei a essere molto bullish su Ethereum, assolutamente, e per converso anche sulla Total, chiaramente, anche la Total sta tenendo, vedete?
Bitcoin è messo un po' peggio, però se Bitcoin lateralizza 45, 42, Ethereum, ma è l'ultima fase del bull market, del piccolo bull market che stiamo vivendo, no? La fase in cui Bitcoin lateralizza ma sta alto, Ethereum pompa e vola, le cripto volano. A un certo punto arriva il teorico cigno nero all'improvviso, candelaccio, e vanno in crash tutte. Però magari c'hai anche un mese di salite continue prima che succeda. Tra l'altro anche il gold sta andando malino, vedete. Stiamo tornando sui 2000, potrebbe anche andare sotto i 2000, che però sono occasioni d'acquisto, secondo me, sono ancora occasioni d'acquisto, anche perché il gold poi, se veramente c'è la maretta, magari la gente sposterà un po' di capitali sul gold. Petrolio, anche su questo sono comunque bullish, che però anche adesso aspetterei sto punto di nuovo, perché vorrei vedere un attimo la fine di sto DXY, e il petrolio è messo bene, anche perché sul ciclo macroeconomico è sempre l'ultimo a fare il top, no? Vedete? Top che ha fatto il petrolio era a marzo 2022, no? Mentre Bitcoin l'ha fatto a novembre 2021 e l'azionario l'ha fatto a gennaio 2022 e il petrolio a marzo 2023. Quindi siamo allineati con questa situazione qui che può fare il top e poi magari andare giù, per carità, però sul biennale siamo allineati per ma a febbraio-marzo che ti fa prima il top e poi magari crolla, no? Questo per dire il crollo Covid, vedete qui ti ha fatto prima il top, anche qui verso gennaio, poi qui ci sono stati elementi diversi che hanno fatto crollare anche il petrolio perché l'economia era bloccata, però generalmente segue anche lui questi genere di cicli, no? Che nel ciclo macroeconomico gli energetici di solito sono sempre gli ultimi a fare il top. Vedremo anche perché magari ci potrebbe essere un ritorno di fiamma dell'inflazione, poi avete visto c'è anche casini in Medio Oriente, però intanto focalizziamoci su Bitcoin che per ora comunque non è messo benissimo, sta tenendo ma non è messo benissimo. Chiaramente se inizia a perdermi questi minimi, sì, cioè, la festa è finita, per mesi anche, fino a potremmo non superare questi top per dire, per fare una proiezione, ma anche per 6 mesi. Cioè, ma ti va in correzione a marzo, brutta, eccetera, poi ci vuole un mese per recuperare, eccetera. Non rivediamo i 49-50k fino a luglio, per dire, che non sarebbe male, riaccumuli, va bene? Questo video è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!